Nella puntata di ieri di Live Non è la D'Urso c'è stato presente all'interno dello studio il bravissimo e simpatico Adriano Panseroni. E ovviamente non sono mancate le polemiche, non sono mancati gli scontri nei suoi riguardi, nei suoi confronti. In particolare alcune persone lo avrebbero criticato aspramente e alcuni addirittura gli avrebbero detto, gli avrebbero urlato contro le seguenti parole, che sarebbero le seguenti, ripeto: vendi solo integratori, punto. Insomma, parole che possiamo considerare parole di fuoco, secondo la mia opinione personale, che però non hanno scalfito la, chiamiamola, individualità di Adriano Panseroni, il guru, così viene spesso chiamato, il guru delle diete, il guru dello stile di vita per eccellenza. Anzi, non è rimasto amareggiato, ma più che determinato, ha fatto valere la sua persona, la sua individualità, e ha parlato in maniera più che esemplare. Si è difeso con i denti, dal mio punto di vista, il bravissimo Adriano Panseroni. Ecco, in questo video spezzo una lancia a suo favore e dico che è bello conoscere qualcosa quando anche quel qualcosa può, secondo molti, destabilizzare. Questo che significa? Che per molti, non dico per tutti, ma per molte persone, Adriano Panseroni sarebbe un ciarlatano, un cialtrone. Per me no, per me è una persona che aumenta le conoscenze, aumenta il bagaglio culturale per quanto riguarda la salute. E guardate bene, io non ho mai fatto lo stile di vita Life 120 e mai lo seguirò, però è bello, è piacevole leggere uno strumento come il suo libro per acculturarsi e per capire meglio. Non ho mai comprato il suo libro, non ho mai seguito lo stile di vita Life 120 e mai lo seguirò, però mi piace ciò che Adriano Panseroni va dicendo. Non è un dottore, è un giornalista italiano, perché permette di acculturarsi e di ampliare il proprio orizzonte, il proprio bagaglio esperienziale nell'ambito della medicina. Ecco, questo per me è utile, questo per me è piacevole. Vi ringrazio di vivo cuore per la visione, per l'ascolto. Da Leandro Smelli, alias narratore italiano, un saluto caro.